controlli. Quindi, prima, perché non è stata sospesa questa cosa che è nata con un capannone che produce mangiare con la roba lì? Quindi credo che ci manchino dei controlli, fino adesso che non ci sono stati. Anche questo è da capire il perché. Perché se non c'erano i genitori che affrontavano questa situazione qui, l'amministrazione comunale per altri 20 anni avrebbe fatto produrre alla Lisa il mangiare per i bambini. Quindi, e l'altra cosa che non riesco a capire, perché il signor Lavisa, che io non conosco di persona, riesce a prendere tutti gli appalti e altre aziende non riescono a comporre. Questa cosa qui poi magari la potremmo anche chiarire con l'avvocato Mentre di Motto in avanti con queste cose qua. Io sono un tipo in grado, quindi sono fuori da tutto, sono domande che faccio così come mi vengono. No, bravo, sono un genitore, credo che anche altri se vengono qua mi faranno le stesse domande. Quindi noi quello che chiediamo al signor Sindaco che ne ha la facoltà di farlo, come prima diceva, non di fermare perché ci sono regione, provincia, quello che fa. Perché non si potrebbe fermare il pasto di radice e farlo produrre, non so, California, spaghetti, tutta quella roba lì, finché non si accetta, non si accetta la provenienza di questi pasti. E poi vi dico un'altra, io sono al circolo 25 aprile. Io ho fatto una richiesta e ho detto che per mio figlio i pasti li porto da casa. Però mi è stato riferito che non si può fare. Allora a questo punto qui io chiedo, io e mio figlio me lo vado a riprendere, ora che posso riprendere, lo faccio meglio le cose. Finché il signor sindaco non ha chiarito, avete detto la visa con il dovuto, quei pasti ci sono, perché altrimenti io non posso far mangiare mio figlio altri 5 mesi. Tra 5 mesi mi diranno che i pasti sono inquinati, io ho fatto mangiare 5 mesi i pasti di loro. Quindi le domande che ho fatto sono molto fatte. Adesso se riusciamo ad avere delle risposte, bene. Allarme sociale, si può organizzare, Lucia, non ci interessa, possono parlare tutti perché è democrazia, va bene, e pare, c'è, io non ne porto questi problemi, e non temo nessuno, stanno dalla parte della verità, va bene, allora, scusate, accendo, c'è qualcuno che dice che i medici di San Giovanni Rotondo sono preoccupati perché aumentano, sono in aumento le neoplasie a cerebro. Allora nessuno dice i nomi di questi medici, che io riconosco per controllarli, dall'altra parte invece ci sono i dati, che se in Puglia sono aumentati purtroppo alla cosa. Ehi, in questo momento sta parlando. A chi si permette di dire la via? Giovanotto, come si chiama? A chi? Come va la via? Volete per favore? Ma chi è lei? Non si sa dirlo, chi è? Non c'è per niente. Ma chi sei tu? Sei tu? Non mi fa ridere. Io la farei
tutti gli altri. Allora scusa, io tutto questo allarme che si sta creando sulla telemonta diretta, mi dispiace che il giorno dice che non è attinente, molto attinente all'argomento che stiamo discutendo questa mattina. Parliamo di leggi. Effettivamente ci sono delle leggi che dicono che gli agricoltura non devono stare vicino agli inceneritori, termovalorizzatori, chiamiamoli come vogliamo. Lo dice il regolamento della Comunità Europea numero 852 del 2004. La parte che si chiama così il genere di prodotti del Parlamento Europeo Alimentare allegato 2 a pagina 292. Quindi se la Comunità Europea si è scomodata a dirlo dal 2004, non vedo perché nel 2011 ne stiamo ancora a parlare. Questo è per dare la risposta. Per dare la risposta a un altro padre preoccupato come me che dice che è nato prima. È nato prima l'eco capitanata e nonostante la legge lo dice si è messo in piano con la disciplina sana. Perché anch'io devo dare beneficio del dubbio alla vista, va bene? Vado a controllare chi è la sana. È una società privata, è condizionata da parte della vista e non da parte di un'amministrazione. Al di là di tutti i commenti, gli ospedali, i tumori, tutto, questa è un'altra cosa che non ci vogliamo arrivare a queste cose. Però io, da amministratrice, da cittadina, da mamma, vado a controllare chi è da fare e mi viene indicato su internet, lo dico a tutti, fate la vostra ricerca perché sono atti pubblici, io non sto svelando i segreti di nessuno. Mi dice che a Trump è stata rinviata a giudizio nel 2010 decisione, perché come dicevo prima abbiamo delle responsabilità
dobbiamo definirlo. A prescindere da questo, cioè, ascoltate, voi non sapete tutti, o non so se è arrivato l'anno scorso, gennaio, in occasione della nostra delibera di fare nessuno deve acquistare un tagliato, per cui non si fa la vita scuola. I ragazzi a che ora escono? Escono regolarmente quando sono liberi, l'abbiamo già fatto nella mia scuola, no. Mi hanno firmato, hanno scritto loro qualcosa, no, io non voglio fare un problema, la mia domanda avete capito? Sì, certo. C'è un fatto, c'è l'obbligo dell'istruzione per la scuola elementare, il fatto è la materia. Non è obbligatoria, ma c'è un obbligo che abbiamo comunale di portare i figli a scuola. La scuola elementare, che è quello che è obbligo scolastico, per un servizio, non dai, non eroghi il servizio per quello che il genitore ha scelto, 40 ore, interrompe il servizio. Perché la Ladisa non viene a scuola tua? Bravo. Si prepara un bel... Bestia, ecco. Noi abbiamo due condizioni. Prepara là dentro. Bravissimo. Noi abbiamo due condizioni, la condizione sine qua non, o agire nella legalità sarebbe non interrompere il pubblico servizio, perché comunque io danneggerei l'erario dello Stato, o comunque sarei costretta a stilare subito una graduatoria e a vedere le perdenti in posto, perché non si può lavorare. E io quello lo, è quello che volete, se lo volete voi. No, forse non mi sono spiegato. Questo è un altro problema. Oltre al fatto che sarei costretta a risarcire la lavoro. Per quello ci vengono. No, guarda, se nessuno di voi, se nessuno dei genitori acquista un tagliato, la Ladisa non ha diritto a nessuno di risarcire. Ma noi cerchiamo. Se li acquistate, se li acquistano e poi la Ladisa produce dei pasti, perché ha quelle cose, riguardo alla mensa fredda. Allora mi devono spiegare questo, signori, intanto noi abbiamo detto che breve a richiesta ai gerarchici superiori magari si potrebbe consentire questa mensa fredda. Mi spieghino però se io non devo vietare a questo anche di fare merenda ai bambini, perché nel cestino ci mettono l'ira di Dio. E allora il padino a luna no, alle 10:30 sì. Ma alle 10:30 si rendono conto di che cosa mangiano questi bambini, le porcherie che commettono i genitori? La mensa che diamo alle maestre, mi spieghi perché? Cioè, 5.000 da me, 5.000 da tagliato, famiglia mensa 25.000 euro che noi diamo, stabiliamo allora come tipo di diritto per un servizio mensa gratuito alle maestre. Allora lo diamo, non è che è solo uno che ci rende risultati e delle responsabilità, ma anche lo Stato. Il problema è che loro se la sono fatta sotto per la solita letterina della SPA, dei legali. Io sono d'accordo, l'amministrazione ha dei problemi di tipo amministrativo, perché ha un contratto in essere, però c'è una causa di forza maggiore, che sono loro, che sono i genitori, di fronte alla volontà dei genitori. Vogliamo convocare di pomeriggio con urgenza? Come il problema è che se non ci sono bollini non c'è la mente. Ma chiaro, se non arriva nel bollino, ma allora basta. Sì, c'è il caos totale. Caos personale, la scuola non può garantire il carico io del loro personale. I genitori possono venire a qualsiasi ora, diventa una babele, non diventa più la scuola ma diventa un parcheggio. E allora dobbiamo... Come vedete siamo concordi, perché quando siamo qui come dirigenti...